pensa al meeting delle etichette indipendenti, il MEI, anche quest'anno Radio Saiuz partecipa in modo di dire, insomma, siamo un partner ormai consolidato da 6-7 anni, abbiamo perso il conto. Girovagando abbiamo trovato un po' di cose, soprattutto musica, artisti e quant'altro. Spero che voi siate artisti musicali, se no faccio la prima gaffa. No, siamo artisti musicali. Allora, Rocco, siamo artisti musicali. Bravissimo, intanto tu sei Rocco, ciao Rocco, dimmi che fai. Io sono il batterista all'impiedi. All'impiedi? E cantante. Della... Seduto però. No, in piedi, faccio così ogni tanto. Perfetto, ti piace? Sì, no, suono sempre all'impiedi, la batteria e canto. E in questa band siamo un trio di Poggio Bustone. Voglio ricordare. Scusa l'ignoranza, però Poggio Bustone. Lazio. Okay. Voglio dire pure una cosa, il paese natale Lucio Battisti. Ah dai, sì. Non lo sapevo che è di Poggio Bustone. Poggio Bustone, ha vissuto a Roma però. Infatti ero convinto. Esatto, infatti tanta gente sa che è di Roma. Una grande pecca da parte mia, grazie. Non fa niente, tanta gente non sei il solo. Ok, quindi tu fai questo parallelo Lucio Battisti e... Però noi facciamo un altro genere. Ah ok, perfetto. Noi facciamo tutt'altro genere. Partivi in salita, dico, costa, No, Lucio Battisti sta lì, noi siamo qui, ci divertiamo. Paesani del grande artista. È grande. E quindi Rocco, mi stai dicendo batterista all'impiedi, sì. Cantante, la band si chiama? Alla Spicy, okay. Il nostro EP Frammenti è uscito qualche mese fa e adesso anche in versione fisica dal 19 settembre. E la cosa bella della vostra band è che voi pubblicizzate in maniera, guarda, opla, alternativa, voi siete qui, incredibile, vedi che... che servizio. Adesso se testa di caso che quel ragazzo alla nostra sinistra si avvicina, posso anche far inquadrare. No, ti devi avvicinare, niente, non ce la può fare. Tutto il... vabbè, e qui da mezz'ora già non ce la fa. È il caldo. Eccolo qua. Riprendi questo così. Ricordiamo che su questi deplion, sulla pubblicità, c'è anche la possibilità di, se stiamo un po' fermi, anche da casa, possono scansionare col QR code. E andare direttamente, immagino, sul vostro canale. Sì, esatto, dove c'è il nostro EP. Esatto. E ascoltare tutti i brani del nostro lavoro, nuovo lavoro. E voi siete, ricordiamolo, con quale etichetta, con quale... Noi siamo con la Bang Dischi. Esatto. È un'etichetta di Pisa, comunque, che grazie a lei abbiamo potuto, anzi a Nicola Barghi, stampare il nostro disco. E grazie a lui siamo anche qui oggi a suonare. Esatto, Nicola Barghi, intanto lo salutiamo, che è stato, penso, il nostro ospite, penso, due o tre anni fa con una trasmissione all'interno del palinsesto di Radio Saiuz, quindi pensate il mondo come piccolo. Passiamo allora alla parola, teniamo il supereroe per ultimo. Passiamo alla parola, mi fate un dubbio, non è che la spina, no, è acceso, sono Saiuz, se ne sarebbe accorto. E Michele. Ho detto bene? Sì. Intanto già partiamo, Rocco, sì, Michele. Perfetto. Oh, che sto facendo un corso di memoria. Cioè, c'è quel problema che tu ti presenti e non ascolti mai il nome dell'altro. Esatto. E allora io sto imparando a fare questa cosa. Allora, Michele, te che fai con gli Alan Spicy? Io sono il chitarrista. Sì? E faccio... All'impiedi o seduto? Perché... No, ci alterniamo, facciamo un po' in bono. Diciamo io... La sedia è una, dice... No, la sedia è una e gira, quindi... No, diciamo... Ma sta bene, non lo cazziare. No, sentono, se sei direzionale, bravo. Faccio anche i controcanti e chitarrista, l'unica chitarra del gruppo, diciamo. Sentiamo, quanti anni c'hai te? 26. Ah, bene, un ragazzo è vero, sembra meno di più. Non ne vendono le sigarette, in realtà. Ah, ok, quindi siamo... Quindi è un po' una problematica. Il problema è che diciamo, non fumo, però beve, quindi quello... Esatto. Ma ogni tanto mi droga, ma quelle sono cose. Dimmi, scusami. Neanche quello mi vendono neanche, perché mi vedono piccolo, non... Non ti vendono niente? Niente. Ma tu li paghi, perché potrebbe essere un problema di soldi. Dico, non paghi. No, io pago. Ah, però. Paghi, tu paghi e basta, bella questa cosa. lui non è quel classico ragazzo più grande che vai a comprarli tu, che no, non funziona. No. Bellissima questa cosa. Bene, ma voi non siete venuti soli, ma ci abbiamo... Opla, ti prego il microfono, lo passo a... Chi siete? Ciao, io sono Super Alan. E io... Il loro supereroe, la loro mascotte. Ah, una mascotte, ma tu dentro questa band che fai a parte questo? Tanto visto adesso che là l'avete preso tipo dalla macchina, da dove l'avete preso questa? No, lo sappiamo. C'è un occhio pazzesco. È un regalo di un amico. Ah, ok. È un regalo di un amico. Non ti ricordo viene. L'ha preso da Vati Maserati, capito? L'ha staccata dalla macchina. Bellissima questa cosa. Pubblicità occulta, dico. Hai ragione. Macchina, hai ragione, non si usa. È di un amico. È di un amico. Io sono il bassista.
Ah, non sei il supereroe alla supereroe fine. Se che fa anche il bassista. Quindi batterista cantante, chitarrista. Ok, perfetto, bella questa cosa. E età non si può sapere perché i supereroi non hanno età. Ma se avessi un'età quanti anni avresti? 25. Ah, quindi siamo lì. C'hai pensato perché sai, dopo un po' uno perde il conto, giusto? Dopo 1300 anni. È bella sta cosa che si gratta la testa. Bella sta cosa che si gratta. No, dai, comunque complimenti per anche la vena artistica. Chi ha avuto questa idea? Suo fratello. Mio fratello di 9 anni. Non tu, tuo fratello, sei da brava tu, stacca, quella che sta nel CD era la prima maschera che ha fatto lui. Poi... Che era tipo il sacchetto che ti danno quando devi respirare. No. Quando la rovina è nata quest'altra. Lui non va mai in panico, no. Training d'oggi mi fa un baffo. Senti, senti Super Alan, dimmi una cosa, dimmi qual è il tuo superpotere. Vola, creare scompiglio. Ecco, questo sei solo molto bene. Sei sulla buona strada. Okay. Anche ecco. Senti me, quando vai da DJ, poi creare risate, creare felicità. Noi tutti i concerti. Ah, con lui, a posto, bello. No, io dico beh, tipo andare a trovare Sì. Ah, proprio lui. Anche andiamo a trovare è la testa parenti. Di Moro, quello che sfonda bella sta cosa. Ci poniamo ai nostri amici. Sì, buon Natale, sì. Eccolo qua. E regali, zia, sono sotto la maschera, capito? C'è un casino. Bella questa cosa. Allora, ricapitando, adesso io ho perso il nostro testa di caso che è impietrito, è vivo, respira, sì, si muove. E io ragazzi, che altro dire? Ditemi qualche data, se ne fate, sì. Avete qualche data in programma? Allora, abbiamo qualche data in programma a Roma. Dovevamo essere oggi a Roma, quindi ci scusiamo, sì. Abbiamo annullato la data per essere qui al MEI, quindi ci scusiamo, presto recupereremo la data di Roma. Per il MEI contento che voi siete esatto, qui. Esatto. E poi il 5 ottobre vediamo se suonare a Poggio Bussone, stiamo organizzandoci. Bravi, quindi insomma abbiamo dato anche qualche data. Se volessi trovarvi anche online senza andare tramite Bang Dischi, anche tramite loro chiaramente, che salutiamo anzi Nicola, ma se volessi trovarvi online avete, adesso faccio una cosa, il tuo superpotere mi dà il super microfono, e se volessi trovarvi online avete una pagina Facebook? Sì, qualcosa? Abbiamo una pagina Facebook, www.facebook.com/alaspicy, semplice, okay, oppure basta che cerchi alaspicy, comunque siamo su tutti i social, Instagram, Twitter, su tutti i tipi di social. No, perché è importante, come dico sempre, che facciamo una bella chiacchierata, uno dice, ma bravi quei ragazzi, simpatici, magari me li vado anche a ascoltare. Esatto. Poi dice, ma com'è che si chiamano? Dovrei sentirmi tutta la diretta. Mentre se metto direttamente l'hashtag, esatto, questa parola magica, magari li facciamo anche esatto, prima. Ragazzi, io vi ringrazio. Grazie a voi, grazie a te. Ma figurati, io incontro un cazzo. No, io mi hanno buttato qui. No, scherzo. E adesso appoggiamo i microfoni, salutiamo intanto gli ascoltatori di Radio Saiuz, perché noi continuiamo questa giornata qui. Facciamo anche una foto. Foto, sì, va bene, stai caso proprio. Cioè lui è un bradipo, cioè, perché lì è...